Ad Arezzo, 19° congresso della FIM CISLA, come sta il settore? Ma il settore ormai è da anni che segue una crisi complicata, anche se devo dire che nella nostra provincia alcune aziende, per effetto della nostra capacità di contrattazione e anche la loro, quella di insomma, reagire alla crisi, insomma, si stanno riprendendo, ma ancora permane la grande crisi nel settore dell'oreficeria e in altre aziende, insomma, ad esempio quelle dell'acciaio, che hanno ancora difficoltà per effetto anche del mercato cinese che ha invaso ormai ogni settore, soprattutto nel settore europeo. Come congresso abbiamo affrontato l'aspetto del lavoro, l'aspetto della anche capacità di potersi evolvere anche dal punto di vista, uno dei problemi che sta venendo fuori è quello dei giovani, e quindi cercare di aprire il più possibile le finestre, le porte, anche di accogliere queste persone, idee nuove, e soprattutto cercare di rappresentare più possibile al meglio i giovani. Per quanto riguarda il territorio aretino, qual è il saldo occupazionale e, parlando di disoccupazione, quali sono le fasce maggiormente interessate? Ma come dicevo, insomma, l'aspetto dei giovani è comunque l'aspetto con più grande percentuale di disoccupazione. In questi 7-8 anni la nostra contrattazione ha affrontato temi di crisi, e quindi un terzo dell'attività dove abbiamo fatto interventi, insomma, hanno perso posti di lavoro, e quindi le aziende si sono ridotte in modo piuttosto importante dal punto di vista occupazionale. Siamo una provincia molto vasta, industriale, non tutte le vallate hanno grandi industrie, il Val d'Arno, la provincia d'Arezzo è formata da grande settore orafo, e questo continua ad avere grandi difficoltà, e quindi, insomma, speriamo che ci possano essere delle politiche anche che possano far risorgere questo settore.